Bene a tutti ragazzi, sono Algisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Allora, se vi ricordate bene, dovevamo andare ad Amaken per recuperare i dati del sulla stazione spaziale dispersa. Dovevo andare a Amaken. Ok, si è entrata qua. Colonia spaziale. Sono sempre stati a destra, e infatti. Ehi, crede che siano questi i dati di cui parlava il vecchio? I dati che indicano dove è nascosta la stazione spaziale? Ha una forte onda M attorno. Credo che dovremmo liberarci dell'onda M prima di poter leggere i dati che contiene. Probabilmente un virus è la causa di tutto. Lo so, ma devo affrontarlo per forza. Già. Battaglia di onde! Cavalca! Ah, sì, certo. Allora... ma io mi chiedo, perché non mi mettete direttamente qualcosa che mi ammazzi una volta per tutte? Ok, questa battaglia è stata epica, dovete ammetterlo che è stata epica. Totalmente, fottutamente, epica! Bene, l'onda è andata. Mega riceve dati NASA. Diamo una bella occhiata a quei dati NASA. Ok, come si apre? Mondo giusto. Allora, oggetti. Guardate tutti gli oggetti che abbiamo raccolto. Il transfer, la chiave rossa, la chiave gialla, la chiave... sono tutte cose che... le Starlight... ho ancora le Starlight. Dati NASA, va bene, dati NASA. Lo sepolto sotto l'isola dei sogni. L'entrata è nascosta sotto i rifiuti. Sposta l'immondizia e potrei passare. Ah, è all'isola dei sogni. È sull'isola dei sogni. Bene, andiamo. Ok, quindi usciamo e dirigiamoci all'isola dei sogni. La ruspa si è mossa! Bene! Ok, conto su di te, Shovel! Shovel! Perché? Ditemi perché! Così? Shovel! Ma l'ultima volta parlavi, perché non parli più se ci sono Shovel? È una porta! Grazie, Shovelman! Shovel! Niente, dice solo Shovel questa volta. Ah, entra da solo, ok, perfetto. Dall'altra parte di questa porta... cosa stai aspettando? Andiamo! Sì! Ragazzi, stiamo entrando nel sotterraneo del... sotterraneo isola, proprio si chiama. Questo cos'è? Attenzione, vietato l'accesso ai non autorizzati. NASA. Ma quindi proprio l'abbiamo trovato, ok ragazzi, abbiamo trovato la base della NASA. Così è una parte della stazione di mio padre. Credi che funzionerà? Non sembra messa male, penso che il sistema primario sia ancora integro. Ma forse non so se forse non ne so abbastanza per ripararlo. Geo? Che sorpresa trovarti qui! Chi è che parla? Chi va là? Il signor Boreal. Perché mai? Signor Boreal? Come ha fatto ad arrivare qua che lui non lo sapeva neanche? Come mai lei è qui? Mi ha telefonato Iver dopo che te ne sei andato. Ha detto che gli hai chiesto aiuto. Signor Gatt, non sapevo fosse finito in un posto simile. Beh, cerchiamo di ripararlo, va bene? Dopo dobbiamo contattare la NASA. Aspetti, per favore, non dico nulla alla NASA. Geo, so che vorresti fare qualcosa, ma siamo realistici. Come pensi di combattere contro Pianeta FM? Non possiamo combattere in alcun modo. Beh, io... what? Un altro terremoto? Cos'è che è? No, una sfera di onde M! È riuscito ad arrivare fin qui? Ehi, hey, che si immaginava esistesse un simile posto nel sottosuolo? Chi è che parla? Gemini, tu brutto traditore del cavolo! Ah, ma tanto non puoi far niente, non puoi trasformarti. Gemini! Vattene, Geo! Scusa, ma non ti permetterò di mischiarti. Cosa vuoi fare? No, what? Fenomenale. Che c'è? Perché non cambi in forma di onda? La sfera onda ha cambiato questa zona in uno spazio onda, quindi dovresti riuscirci, no? Ma se vuoi farti colpire di nuovo, potrei attaccarti con un'altra onda elettrica. Ah, scappa, Geo. Se mi trasformo sarò indifeso. La mia unica chance è rallentarlo, anche se solo di poco. È ora di farla finita. Non vorrei che ci interrompesse qualcosa di nuovo perché mi stavo proprio divertendo. Ah.
Cosa? Pat? Pat? Ah! Non preoccuparti per me. Geo, trasformati ora. Ok, cambio di onda M. Geostella, sei in onda. Perché Pat è venuto qua? Come faceva a sapere che eravamo qua? Gemini, sono io il tuo rivale. Geo, tu... Cosa? C'è sempre qualcuno che si intromette. Ma no, ma cosa ha fatto Pat? Ora che sei Mega Man, inizierò con le maniere forti. Ha! Cosa vuol fare? What? Ma come? Ho ricreato la forma dei miei ricordi. Non serve più né Pat nel suo corpo. Preparati, Mega Man. Mega è sul punto di attaccare. Non perdere la concentrazione. Battaglia di onde. Cavalca! Ma c'è un patto in mezzo, scusa, ma... Abbiamo un patto in mezzo alle scatole. E come ho fatto a trasformare? Ti adoro, Star Force. Va bene, ti adoro. Tu brutto... Non devo farmi colpire. Oddio! L'ho vista nera. Oh. No, 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 no! Madonna! No, 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 no! Porca miseria, ragazzi. Ho bisogno di una barriera subito. Sono troppo indifeso senza barriera. Un colpo mi toglierebbe il doppio. No! È fantastico! Pat, io ti voglio tanto bene, ma perché non ti levi dalle storie? No, a parte che non è Pat, è solo Jenny questo. Oh, due bastano. Due di questi qua dovrebbero bastare. What? Un altro e abbiamo finito. Ok, questa è stata epica, anche questa. Sto facendo delle battaglie epiche. Nemico eliminato. Come ho potuto perdere ancora? Andromeda, vendicaci! Ah, proprio così. E Pat e Boreal stanno bene. Ah, oh, Boreal si è ripreso. Geo, cosa ti è successo? Pat! Oh, Geo, non credo che ricompensi ciò che ti ho fatto, ma spero che potremo rimanere brother. È svenuto, il Tudorak è svenuto. Pat! Penso almeno. Sta bene, è solo svenuto, ma dovremmo portarlo alla macchina per essere sicuri. Tu stai bene? Sto bene, sì, ma Pat, dobbiamo sbrigarci. Ok. Su richiesta del signor Boller venne contattato il signor Dubius e Pat fu portato alla macchina. E poi... È davvero una storia incredibile. Ma che siate amici di un abitante di FM di nome Mega che diventa Mega Man significa che hai il potere di fonderti con un abitante di FM. Se riesco ad aggiustare il trasmettitore e mandarti nello spazio, forse potrai sventare il piano degli abitanti di FM. Dobbiamo muoverci, altrimenti sarà troppo tardi per noi. Scusa, ma voglio pensarci un attimo. Cosa? Solo perché hai il potere di combattere gli abitanti di FM non significa che io ti possa mandare nello spazio. Ma... E se ti accadesse qualcosa? Come reagirebbe tua madre se ti perdesse? Sei tutto ciò che le resta di tuo padre. Come potrei guardarlo in faccia? Sono io ad aver mandato tuo padre là fuori. Non importa se abbiamo anche poche speranze. Finché c'è una chance, non possiamo arrenderci. Mio padre lo diceva sempre. Io non sono più come un tempo. Non ho più paura di perdere i miei cari e combatterò per proteggere coloro che amo. Aaron, metterò tutte le mie energie in questo briciolo di speranza. Kelvin. Signor Boreal, dammi un giorno, lo rimetterò in funzione per domani. Davvero? Sì, ma devi farmi una promessa. Una promessa? Torna. Me lo puoi promettere, vero? Sì, promesso. Ok, vai a casa e riposati bene questa notte. Ho detto di sì. Sto facendo la cosa giusta, Kelvin. Ah, miei fedeli guerrieri,
Avete recuperato la chiave di Andromeda. Grazie vostra maestà. Ora rimuoverò il sigillo da Andromeda e con essa sancirò il destino della Terra. Vostra maestà, vi informiamo che Genimi è stato cancellato. Non importa, la sua assenza non cambia nulla. Era uno stupido. Dopo che l'ho ripreso, ha reso vani tutti i miei sforzi. Ma non pensate a lui, miei guerrieri. Preparate Andromeda. Vostra maestà, ricevuto. Come desiderate. Sono solo un branco di marionette. È l'ora. Parti? Già. Io... cosa c'è? Mi dispiace che tu sia finito in questa guerra. E mi dispiace per tuo padre. Stai bene, non sembri più tu. È ironico anche adesso. Inoltre, questa non è più la tua guerra. È una guerra per il destino della Terra. E ho affrontato tutto questo perché volevo vedere con i miei occhi cosa è successo a papà. Perciò di qualcosa di allegro come al solito. Geo... comincia a parlare come me. Ok, andiamo a spaccare qualche tizio da FM. Sì, però prima di andare nello spazio c'è un posto in cui voglio andare, ok? Il solito posto? Sì. Oh, e dovremmo dire qualcosa alla mamma. Buongiorno, Alessio. Buongiorno. Stai uscendo? Sì. Ma ci sono ancora quegli strani terremori. Devi proprio uscire oggi. Devo uscire davvero, mamma. Scusa, è solo che il giorno che tuo padre partì feci la stessa identica cosa. Gli chiedevo di continuo. Devi proprio andare nello spazio? E tuo padre mi rispondeva. Sì, devo andarci davvero. Tale padre, tale figlio. Ho visto tuo padre in sogno stanotte. Sorrideva mentre svaniva in lontananza. Pensavo, se anche tu un giorno uscissi e non tornassi mai più. Va tutto bene, tornerò, mamma, te lo prometto. Geo, devo proprio andare ora. A dopo. Cos'è il nuovo? Va bene ragazzi, però andremo al solito posto che penso indichi il belvedere nella prossima parte. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi. L'hai lanciato proprio. Vai. Lo attacco a lui. L'hai lanciato? Cos'è? Che cos'è? Ma non lo so.